Si parte da una grande storia degli anni 60 con il maestro Capucci che lavorava questi straordinari abiti architetture nel suo atelier in Via Gregoriana, una grande storia che poi passa alla modernità e a oggi e al futuro naturalmente grazie a Paola Santarelli, una imprenditrice con la passione per l'arte e con una storia familiare che per certi aspetti ha delle similitudini con la Fondazione Capucci. Opera Beat, il titolo della collezione che stiamo per vedere, autunno-inverno 2018-19, la linea A, il colore pieno, è un omaggio al Piper che è, resta e resterà sempre un grande crocevia di incontri, di mode e di tendenze. Capucci, Opera Beat. Allora, questi colori pieni, questi colori ortensia, i fiori, ma anche l'optical in bianco e nero di una grande storia di moda, Optical Beat, Capucci nella modernità, accanto a me per piacere Ferdinando Berni, CFO dell'azienda che sta veramente facendo un percorso di grande storia attraverso degli abiti che hanno raccontato la vera cultura della moda italiana nel mondo. Grazie Ferdinando. Benvenuto su questo palco. Allora, dicevamo, questo palco è un palco fortunato perché c'è un'energia... Bellissimo, è bellissimo ed emozionante essere qua. Ed è un palco dove accadono delle cose, anche da voi stanno accadendo delle cose. Sì, soprattutto dall'avvento di Paola che è diventata un'azionista poco tempo fa e ha elaborato un progetto di crescita e di sviluppo del marchio realizzando nuove linee, la linea di Prêt-à-porter che avete visto. Abbiamo visto insieme le linee di accessori, borse, profumi, foulard, gioielli, tutte coerenti con la storia e l'immagine del marchio, naturalmente. Grande maestro. A proposito di anticipazioni, abbiamo un'anticipazione della nuova collezione Primavera-Estate. Lo vogliamo
Sì, molto volentieri, una cosa semplice che vuole anche dimostrare la volontà del marchio di vestire una donna nelle occasioni più semplici, sempre occasioni, ma non solo quelle fantasmagoriche degli abiti architettonici. Ci hanno promesso un'anticipazione e la vogliamo assolutamente vedere, perché...